Dal 21 al 27 ottobre il comune di Sant'Ippolito, il nuovo protagonista di 50x50 capitali al quadrato, il progetto simbolo di Pesaro 2024, che vede i 50 comuni della provincia di Pesaro Urbino a turno capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Il titolo del programma sui passi di Aimonetto è un omaggio a colui che i documenti storici indicano come il primo maestro locale dell'arte dell'intarsio della pietra arenaria, materia di cui il territorio è ricco. A questa tradizione d'eccellenza la settimana di Sant'Ippolito dedica più di 30 iniziative tra mostre e laboratori per grandi e piccoli, corsi, presentazioni editoriali e passeggiate nella natura. Abbiamo l'apertura di 8 mostre, ciascuna dedicata sia agli scalpellini ma sia anche ad altre arti. Varie presentazioni di libri, mi preme ricordare che già da lunedì partiremo con una nuova pubblicazione che racconterà la storia degli scalpellini dalle loro origini ad oggi, e abbiamo poi tante altre iniziative. Mi preme anche sottolineare la partecipazione dell'istituto scolastico con tutti i ragazzi delle scuole che presenteranno un progetto di valorizzazione di una delle vie principali del comune, per poi arrivare a tutta una serie anche di momenti ricreativi creati dalle nostre associazioni che sapranno abbinare, oltre alla cultura, anche dei momenti di per stare insieme, divertirsi e anche gustare quelle che sono le nostre prelibità. Credo che si cali anche nel momento di stagione migliore forse per visitare Sant'Ippolito in questo momento, compreso unirsi anche altre situazioni che accadono nella provincia, nel territorio in quei giorni, e quindi insomma ci aspettiamo una grande settimana. Voglio ringraziare il sindaco Marchetti e tutta l'amministrazione, ma in realtà tutto il comune, per questa settimana veramente, veramente ricca.